Lo spettacolo Morire dal ridere o sui fantasmi del palcoscenico, tributo all'indimenticato Ettore Petrolini, ha aperto la stagione di prose del Teatro Mascagni di Popiglio, il teatro della montagna pistoiese. Accompagnato dall'ensemble statale 71, sul palco si è esibito in un monologo molto apprezzato dal pubblico Nicola Rignanese, già protagonista del Vantone di Pasolini, una produzione dell'Associazione Teatrale Pistoiese. Contiene dentro pezzi di Petrolini e non solo, ma anche dei miei personaggi che in qualche modo sono diventati un po' i figli di personaggi di Petrolini. C'è Manuel, che è un mio personaggio, Manuel Perego, che è il diciamo, figlio deficiente del capitalista, che è una specie di Gastone moderno interpretato da Petrolini, così come c'è Eterogeneo, che è questo strano personaggio pugliese che recita Baudelaire in pugliese, che potrebbe essere una specie di Gigi Bullo, sempre di Petrolini, e così come c'è l'ottimista, che è un personaggio che può ricordare Nerone, personaggi questi miei nati molto spesso in collaborazione con Antonio Albanese, insomma. La stagione del Mascagni proporrà il 17 marzo Kvetch, Piagnistei di Stefan Berkov e il 24 aprile Mio Coppi con Pamela Villoresi. Buon teatro a tutti i nostri concittadini della montagna pistoiese che, come ogni anno in questo periodo, hanno la possibilità di godere di questo nostro teatro della montagna, il Teatro Mascagni di Popiglio, con un cartellone anche per questa stagione di tutto rispetto. Ci auguriamo che la presenza, come gli altri anni, sia così nutrita da dare soddisfazione non solo alle amministrazioni comunali che ne hanno voluto nel tempo la gestione di questa bellissima struttura, ma anche per l'Associazione Teatrale Pistoiese che collabora alla stesura del cartellone e che ogni anno ci dà queste grandi soddisfazioni. Perché io in arte mi chiamo Gastone, mia madre mi chiamava Tone, per risparmiare il gas. Che donna, vero?